Ciao a tutti, siamo Federica Maroni. Io sono Claudia Villani. Siamo le autrici delle avventure di Teo e Ricotta. Oggi siamo qui per parlarvi del nostro libro e di come ci è venuto in mente di scrivere questa storia e di cosa parla. Allora, premettiamo che questa è concepita come una collana e questo dovrebbe essere il primo volume, che si chiama La nonna scomparsa. Più o meno un annetto e mezzo fa ho pensato a un'idea, un libro per ragazzi e ho proposto a Federica di scriverlo insieme. Spiegare come viene in mente un'idea rispetto a un'altra è un po' difficile, quindi sinceramente ho solo pensato di voler scrivere un libro per ragazzi che però in un certo modo richiamasse anche la tradizione delle fiabe classiche. E quindi da qui nasce La nonna scomparsa delle avventure di Teo Ricotta. Infatti noi ci siamo ispirate ad un classico delle fiabe, le fiabe che ci hanno sempre raccontato i nostri genitori, fiabe che riguardano una tradizione anche abbastanza antica. Abbiamo pensato a come sarebbe stato raccontare un classico di una fiaba, però in chiave moderna. Di qui nasce questo libro. Inizierei leggendovi la presentazione, giusto per farvi capire chi sono i personaggi e qual è grosso modo la trama. A 11 anni non è facile cambiare continuamente casa, scuola e amici. Lo sa bene Teo, appena giunto nell'ennesima nuova città. Per fortuna non è solo. Al suo fianco c'è il suo cane, il fedele Ricotta, un amico assolutamente unico in tutti i sensi. Ma ogni città ha i suoi segreti e quella in cui Teo si è trasferito sembra custodirne uno molto grande. La nonna della sua nuova amica Rossana è scomparsa. E gli altri adulti cominciano a comportarsi in maniera strana. Riusciranno Teo e Ricotta a risolvere il mistero? Quindi, come avrete capito da questo piccolo riassunto, il fulcro della questione è un mistero da risolvere. I nostri protagonisti sono Teo, come avete capito, un ragazzino di 11 anni, e il suo cane Ricotta, un cane con qualcosa di speciale. Non diciamo cosa, proprio perché vogliamo invogliarvi a leggere questo libro. Si ritroveranno ad affrontare una situazione misteriosa, una situazione veramente strana e dovranno capire la nonna di Rossana, come mai è scomparsa. Rossana, questa sua nuova amica, deve affrontare un momento molto difficile e Teo e Ricotta capiranno che qualcosa di strano sta succedendo in questa nuova città e la loro missione sarà quella di scoprire appunto qual è questo mistero. La cosa particolare di questo libro per cui vogliamo consigliarvelo è che lo abbiamo concepito come un giallo per ragazzi, quindi non è soltanto una storia che parla di amicizia e di avventura, ma c'è proprio un mistero da risolvere. E noi crediamo che in un momento delicato come questo, in cui sicuramente voi bambini sarete molto annoiati, sarete molto provati da una situazione così difficile, non avendo la possibilità di giocare, di esplorare il mondo come avete sempre fatto, noi crediamo che la lettura di un libro, soprattutto di un giallo, quindi dove si deve usare un po' anche l'intuito per riuscire a capire quale sia il mistero da risolvere, potrebbe essere insomma un buon modo per impiegare questo tempo. Inoltre, noi abbiamo pensato di ispirarci sì a un classico, a una fiaba che sicuramente conoscono tutti, ma non abbiamo specificato quale fiaba. Infatti, una delle caratteristiche di questo libro, oltre allo scoprire cosa sia successo alla nonna di Rossana, è proprio quello di riuscire a scoprire a quale fiaba ci siamo ispirati. È una cosa che noi vorremmo proporre ai nostri lettori. Quando e se deciderete di comprare questo libro, di leggerlo e di vivere insieme a Teo e Ricotta le loro avventure, vorremmo che alla fine della lettura voi, collegando i vari indizi che abbiamo sparpagliato qua e là nella storia, riuscisse a dirci a quale classico ci siamo ispirati, quindi qual è la fiaba che ha ispirato Teo e Ricotta. Inoltre, volevo farvi vedere questa bellissima copertina.
che è stata disegnata dal promettente artista pugliese Coma Empirico, che ci ha fatto questo bel regalo e ha concepito per noi l'immagine di Teo, Rossana e Ricotta. Con questo, io e l'autrice Claudia Villani vorremmo ringraziarvi per averci invitato a partecipare a questa iniziativa Libriamoci. Siamo felici di promuovere la lettura nelle scuole. Saremmo tanto felici se voi decideste di leggere questo libro e magari lasciarci un commento, lasciarci un messaggio per raccontarci cosa vi è piaciuto di questo libro e soprattutto se siete riusciti ad indovinare a quale fiaba ci siamo ispirati. Potete tranquillamente contattarci sulla pagina Facebook Le avventure di Teo Ricotta o la pagina Instagram sempre Le avventure di Teo Ricotta e dirci se siete riusciti ad essere così bravi da indovinare la fiaba a cui ci siamo ispirati. E vi salutiamo quindi. E vi auguriamo una buona lettura. Quindi fateci sapere cosa ne pensate e a presto.